Con questa salsa poi, mamma mia, che buoni! Prendiamo un porro di cui andiamo a tagliare un pezzettino, non lo usiamo tutto. Era ma enorme sto porro. Mezzo metro. Tagliamo un pezzettino grande così. Quindi lo taglio finemente. Metto il porro in una padella. Poi prendo anche del sedano, principalmente le foglioline verdi, e faccio la stessa cosa. Via in padella anche il sedano. Poi prendo due carote e le sbuccio. E poi le grattugio sui fori più larghi. Metto anche le carote insieme alle altre verdure. Un giro d'olio d'oliva. E ci spostiamo di là ai fornelli. Quindi cuociamo le verdure per un paio di minuti. Diana, ma che cos'è che stai facendo oggi? Oggi preparo per voi delle frittelle da leccarsi i baffi. Dai. Domani a pranzo le farete tutti. Nel frattempo prendo 500 g di cavolo cappuccio, oppure anche la verza va benissimo, e tagliamo finemente. E a questo punto, dopo qualche minuto, aggiungiamo anche la verza insieme alle altre verdure che nel frattempo sono diventate super saporite. Se volete potete aggiungere ancora un filo d'olio e io aggiungo anche dell'acqua, non tantissima mi raccomando, e facciamo cuocere così le verdure per una decina di minuti. Copriamo con il coperchio. A dopo verdure! Le verdure sono pronte, c'è un profumino magnifico, mamma mia! Quindi spegniamo e le facciamo intiepidire. Nel frattempo prepariamo una deliziosa salsa per accompagnare queste frittelle. Quindi prendo dello yogurt di soia, circa 3-4 cucchiai. Questa ricetta è senza bilancia, ragazzi, non serve la bilancia. Ovviamente lo yogurt di soia deve essere senza zucchero. Esatto, perché la ricetta è salata. E poi prendo delle erbe aromatiche. Io qui ho dell'erba cipollina e dell'aneto. Voi potete usare tranquillamente del prezzemolo, quello che vi piace, anche erbe aromatiche secche se volete, o spezie. Quindi taglio finemente l'erba cipollina. Taglio anche l'aneto. Se dovessi descrivere il gusto dell'aneto, cosa diresti? È abbastanza unico. Qualcuno direbbe finocchietto, ma non c'entra proprio niente quel finocchietto. L'unica è provarlo. Se lo trovate al supermercato, io l'ho trovato lì, oppure al mercato, provate. Quindi ora li aggiungo nello yogurt. E ora non dimentichiamoci il sale, due pizzichi, una spolverata di aglio in polvere e un po' di pepe. Mescolo bene il tutto. Assaggiamo per vedere se manca qualcosa. Buonissima. Perfetta, la mettiamo in frigo. Ora riprendiamo le verdure che nel frattempo sono diventate tiepide, le metto in una ciotola. Ora aggiungo due uova, un bel pizzico di sale, mescoliamo bene il tutto. Ora aggiungo anche due cucchiai rasi di farina di riso. Potete usare anche un altro tipo di farina senza glutine se volete. E ora creiamo le nostre frittelle. Con il cucchiaio preleviamo del composto. Io le faccio abbastanza piccoline, ma se voi volete farle più grandi, fate pure. Quindi le compatto così con le mani e poi le passo direttamente nel pangrattato. Qui sto usando quello di riso. E poi le mettiamo direttamente nel cestello della friggitrice. E ora le cuociamo nella friggitrice ad aria a 180 gradi. Per 15 minuti. A dopo. Ma prima di proseguire, è arrivato il momento che tutti aspettavate, e soprattutto noi, vi devo dire la verità. Non sto più nella pelle, né io né Alessio, e possiamo finalmente annunciarvi, e anzi mostrarvi, questa meraviglia. Abbiamo scritto un libro con la Mondadori. Sarà disponibile ufficialmente il 27 febbraio in tutte le librerie, ma ovviamente potrete preordinarlo cominciando da oggi. Da adesso. In questo momento, questa è la prima guida completa in Italia per la cucina senza glutine e senza latte. All'interno avete 80 ricette, anche vegane, facilissime e alla portata di tutti. E inoltre potete anche scaricare un
menu settimanale inquadrando un codice QR. Con questa guida imparerete anche a fare pani e focacce infallibili senza glutine, imparerete a organizzare la vostra dispensa e soprattutto a fare una lista della spesa efficace, quindi ridurre gli sprechi e risparmiare. Quindi supportateci, mi raccomando, preordinate il libro oggi, vi lasciamo il link qui sotto nei commenti, in questo modo ci aiutate tantissimo, fate salire il libro nelle classifiche e quindi questo ci permette di continuare ad essere presenti per voi e di dare il massimo per voi, come sempre. E adesso andiamo avanti con la ricetta, ma prima lasciate un mi piace, mi raccomando, al video e condividetelo anche, come sempre, perché ci aiutate enormemente. 3, 2, 1... Wow, che belle! Cioè, guarda qui, che crosticina, senti. No, vabbè, incredibili. Wow. Non vedo l'ora di assaggiarle, Diana. È arrivato il momento che tutti aspettavamo. Mamma mia. Ma questa salsa, ragazzi, è qualcosa di incredibilmente buona. Buona, eh? Mamma mia. Fai assaggiare? Fammi sapere. Wow. Promossi? Promossi, questa è buonissima, Diana. Mamma mia, aspetta. Che buona! Ma li mangio tutti?